in che modo la Campania si sta preparando alla sfida del Green Deal. Green Deal e digitalizzazione sono le sfide del futuro, delle sfide che però insomma abbiamo iniziato anche a lavorare da diversi anni. E, il nuovo progetto flagship è proprio quello di creare un polo dell'innovazione sostenibile nell'area dell'ex manifattura tabacchi, quindi nella zona di Napoli Est, che rappresenterà l'estensione del modello di San Giovanni sulle tecnologie digitali abilitanti riversate sulle filiere industriali, quindi sostenibilità per le energie alternative, sostenibilità sull'agritech, sostenibilità per la bioeconomia e l'economia circolare. Sarà un polo che attrarrà grandi aziende, centri di ricerca, ovviamente start-up, e metteremo a disposizione delle infrastrutture tecnologiche proprio per favorire trasferimento tecnologico e creazione di innovazione. SMAU è sempre stata l'occasione per lanciare le strategie di Open Innovation della Campania. Quali evoluzioni ci sono per questa importante policy? La piattaforma di Open Innovation resta e resterà un po' il cuore, il nostro laboratorio aperto dove ricadono i prodotti, i risultati delle nostre policy dell'innovazione, però anche lo strumento lo stiamo aggiornando e sicuramente manterrà il marketplace, il B2B, quindi continueremo ad accogliere sfide delle grandi aziende, ne abbiamo più di 200 di grandi aziende, medie aziende, insomma, sulla nostra piattaforma, e poi apriremo una nuova sezione dedicata ai proof of concept, cioè vogliamo sostenere quei prodotti, quei risultati della ricerca che hanno bisogno di essere abilitati per essere portati insomma su un TRL un po' più elevato, quindi faremo una sezione dedicata ai proof of concept che andremo a cofinanziare in una logica pubblico-privata, cioè quando l'innovatore trova il partner privato, noi andremo a coinvestire come lato pubblico e quindi scommetteremo insieme su queste nuove realtà che insomma aiuteremo a crescere.